Tirocini, un argomento molto caldo di cui ci aspettiamo, insomma, delle novità nei prossimi giorni. Questo perché? Perché la legge di bilancio ha previsto che parliamo dei tirocini extracurriculari, quindi non parliamo di tirocini curriculari, non parliamo di tirocini, ad esempio, transnazionali. Quindi non parliamo di questo tipo di tirocini, parliamo dei tirocini extracurriculari. La legge di bilancio ha previsto che debbano essere riscritte le regole dal governo e dalle regioni per appunto l'applicazione appunto di regole un pochino più stringenti rispetto a quelle che ci sono oggi. L'ispettorato però, quindi questo è avvenuto a dicembre 2021, la legge di bilancio ha previsto che entro 6 mesi, quindi entro il 30 giugno, venisse fatto un nuovo accordo con le regioni. In ogni caso la legge di bilancio ha previsto delle indicazioni e l'ispettorato del lavoro in una nota di marzo ha detto attenzione, queste indicazioni comunque sono già di fatto operative. Quindi in realtà a noi nella regione Piemonte, dato che come sapete, i tirocini extracurricolari sono regolamentati insomma, da una legislazione regionale. Diciamo, queste indicazioni che sono già operative a livello nazionale toccano relativamente. Perché? Perché la Regione Piemonte in realtà prevedeva già queste indicazioni che sono state rese operative invece adesso in tutta Italia. Quindi parliamo dell'indennità di partecipazione obbligatoria, parliamo del divieto di utilizzare i tirocini per sostituire lavoratori assenti, ad esempio per malattia o per cassa integrazione, però queste diciamo che sono regole che già venivano verificate dagli enti che sostanzialmente promuovevano i tirocini, che promuovono i tirocini nella regione Piemonte, quindi sono cose che già attuate in Piemonte, ok? Però appunto la legge di bilancio ha previsto che ovviamente questa cosa sia valida su tutto il territorio nazionale, ha previsto anche delle sanzioni per chi usa in modo non corretto il tirocinio, perché appunto il tirocinio sarebbe uno strumento per formare le persone, ok? Persone che si siano appena laureate o comunque disoccupati per formarle e non per sostituire lavoratori assenti. Quindi in questo caso si è proprio prevista questa regola qua, che appunto però in Piemonte era già di fatto in essere. È previsto adesso in tutta Italia la comunicazione obbligatoria per i tirocini, però in Piemonte era già prevista. E in ultimo è previsto che si debbano attuare le regole, diciamo gli adempimenti per la salute e sicurezza, anche se sia solo un tirocinante, non si hanno altri lavoratori dipendenti, però questo appunto in Piemonte era già attivo. Quali sono invece le cose che possono cambiare? Quindi andiamo proprio sul tema caldo. Allora, la legge di bilancio ha previsto che i tirocini possono essere attuati solo con persone che abbiano difficoltà di inclusione sociale, quindi verrebbero tagliati fuori l'85% dei tirocini che attualmente attiviamo, in buona sostanza, quindi perché verrebbero esclusi ad esempio i disoccupati, le persone in cerca di occupazione. Questo potrebbe essere veramente un limite fortissimo che ci verrebbe imposto, insomma, nei prossimi mesi. Aspettiamo di vedere con quanta, diciamo, quanto letteralmente applichino eventualmente la norma, nel senso che io mi auguro che comunque mi aspetto una stretta in questo senso, ma mi auguro che non sia che venga un pochino presa un pochino più flessibilmente rispetto a quelle che sono le indicazioni della legge di bilancio, quindi ad esempio che vengano inclusi anche disoccupati, però vedremo solo, insomma, una volta che vengono emanate le nuove regole. La legge di bilancio ha previsto inoltre che appunto ci sia una congrua indennità di partecipazione, potrebbero definire un minimo. Adesso sono definiti 600 euro in Piemonte. Vediamo se cambia questo numero. È previsto che venga fatto un bilancio delle competenze, però già in Piemonte viene fatto comunque un piano formativo per i tirocini, quindi non penso che ci cambi troppo. Un'altra cosa che potrebbe comunque cambiare un po' insomma, la fotografia le condizioni con cui attiviamo i tirocini in questo momento è legato all'indicazione che hanno dato di contingentare, sostanzialmente
sostanzialmente l'attivazione di nuovi tirocini alla stabilizzazione di un certo, almeno un numero di tirocinanti. In questo momento in Piemonte di fatto non c'è una regola scritta in questo modo, nel senso che è previsto un sistema premiale per le aziende con più di 50 dipendenti, vale a dire che se io stabilizzo un minimo di tirocinanti, ho diritto ad avere tipo delle quote aggiuntive. Però non è previsto una cosa nel senso negativo che se non stabilizzo almeno X non posso più attivare tirocini. Vedremo anche in questo caso cosa succederà. Ed in ultimo, la regione, insomma, potranno essere definite delle modalità di prestazione dell'attività lavorativa del tirocinante. Ricordiamo che in questo momento, a partire dal 1° luglio, tutti i tirocinanti dovranno di nuovo essere in presenza in Piemonte perché, insomma, è stata emanata questa disposizione. Quindi, da che all'inizio, durante la pandemia, i tirocinanti potevano lavorare anche da remoto, in smart working, in Piemonte, a partire dal 1° luglio, dovranno essere di nuovo tutti in presenza con, ricordo, almeno una persona qualificata insieme a loro perché il tirocinante non può stare da solo.